indietro di 2500 anni e stiamo con Lao Tzu. Poi casomai torniamo alla fisica se avremo il tempo. Mi piacerebbe leggervi il primo capitolo del Tao Te Ching o Tao Te Ching e anche indicare possibili letture che risuonano con le cose di cui abbiamo parlato. Il libro comincia con questa famosissima frase. Un Dao di cui si può parlare l'eterno Dao o il costante Dao, dovremmo commentare un po' queste parole. La frase cinese ve la trascrivo secondo la trascrizione Pinyin, è Dao che Dao Fei Chang Dao. Dao, possibile parlare, non costante Dao. Curiosa maniera di iniziare un libro, che si chiama il libro del Dao e del De, del Dao e della Virtù, dichiarando il proprio argomento indicibile. Una chiave per comprendere questo curioso inizio è la leggenda che riguarda le origini del Tao Te Ching, così come ci è raccontata da Sima Qian, che è il primo grande storico cinese. Sima Qian ci dà varie possibili versioni di chi era Lao Tzu, di chi era l'autore di questo libro. La versione, diciamo, a cui dà più peso descrive Lao Tzu come un contemporaneo anziano di Confucio. Confucio vive nel VI secolo a.C. e le sue date sono abbastanza solidamente stabilite. Quindi se crediamo a questa indicazione di Sima Qian, Lao Tzu sarebbe vissuto nel VI secolo a.C. Sima Qian descrive vari incontri fra Lao Tzu e Confucio. Descrizioni che probabilmente provengono da fonti taoiste più tarde, nel senso che in tutte queste Confucio fa un po' la figura del giovane sciocco che va dal maestro Lao Tzu che lo prende in giro. I confuciani nutrivano un profondo rispetto per la tradizione e per le forme, i rituali, l'ordine all'interno della famiglia, dello Stato, mentre i taoisti tendevano a ironizzare sulla mente confuciana. Secondo uno dei racconti di Sima Qian, Confucio va da Lao Tzu e gli fa una domanda sui rituali.
la risposta di Confucio è di Lao Tzu è queste persone di cui tu parli, le loro ossa e le loro idee si sono già decomposte nel terreno da lungo tempo. Davvero? Mi rispondi così? Sì. Ma la storia, cioè, a cui dà più rilievo, la storia che si macina, a cui si macina da più rilievo, è la presunta origine del libro. Lotz sarebbe stato, secondo questa tradizione, l'archivista imperiale della dinastia Zhao. La dinastia Zhao, che ha governato la Cina dal, diciamo, 1000 avanti Cristo al 200 avanti Cristo, era all'epoca, durante il VI e ancora più durante il V, IV secolo, in grave decadenza. Lao Tzu, che sarebbe stato l'archivista imperiale, a un certo punto, notando, divenuto vecchio e notando, diciamo, la decadenza dell'impero, decide di andarsene e andare a morire in solitudine. Quindi parte verso l'Occidente, che per la Cina l'Occidente voleva dire le steppe del centro Asia, abitate da tribù di barbari, quindi per un cinese era come andare nel nulla, lasciare il mondo. Arriva ai confini del territorio Zhao, a un passo di montagna, dove il soldato, c'è un soldato solitario a guardia del passo, lo ferma, lo riconosce e gli dice: maestro, se te ne stai andando, lasciaci qualche cosa di scritto. Secondo la tradizione, Lao Tzu non avrebbe mai voluto lasciare nulla di scritto, perché il Dao di cui si può parlare non è l'eterno Dao, ma diciamo questa richiesta di questo soldato solitario sull'ora del nulla lo tocca emotivamente e scrive, si ferma in questo luogo, scrive gli 81 capitoletti del Tao Te Ching, lo consegna al soldato e poi scompare andando verso l'Occidente. Il racconto lo possiamo leggere metaforicamente, come, diciamo, il dilemma che si presenta a tutti i mistici rispetto al comunicare l'esperienza ultima. Si dice del Buddha che dopo l'illuminazione la sua prima risposta è un senso di frustrazione, sull'impossibilità di comunicare ciò che ha sperimentato. È però in qualche modo la compassione per la confusione e la sofferenza degli esseri umani che lo induce comunque a mettere in moto la ruota del Dharma e a iniziare il suo cammino di predicazione. Lo stesso vale per Lao Tzu. Lao Tzu sa che ciò di cui lui vuole parlare, ciò che lui vorrebbe comunicare, non è possibile comunicarlo senza in qualche modo tradirlo. No? La compassione verso la richiesta del guardiano del passo lo induce a scrivere. E questo suo scrivere sarà, secondo una classica metafora, un dito che indica la luna, ma perché la gente non si perda nel dito e si dimentichi la luna, il libro comincia con il Dao, di cui si può parlare, non è l'eterno Dao.
Questo termine Dao, il significato primario del termine Dao è via, cammino, strada. Il termine era già usato ai tempi in cui i daoisti se ne appropriano, e se ne appropriano dandogli un senso particolare. Era usato comunemente nei dibattiti filosofici, nel senso che il significato letterale di via, cammino, strada si estende, come spessissimo avviene con i caratteri cinesi, a coprire tutta una gamma di significati, diciamo, che scivolano l'uno nell'altro per analogia. Perché Dao, oltre che strada, cammino, è anche strada nella vita, quindi scelta di una direzione, e quindi è anche una dottrina, un insegnamento, e quindi è anche comunicare, parlare. Il dibattito nella Cina di quegli anni, soprattutto nella Cina del IV secolo, che è quando, diciamo, gli studiosi, la datazione che gli studiosi moderni attribuiscono a Beijing, il dibattito riguarda qual è la corretta via, qual è il corretto cammino, qual è il giusto Dao. L'epoca è quella degli stati combattenti in Cina, periodo estremamente turbato e sofferto in termini sociali e politici. La dinastia imperiale è in piena decadenza, i feudatari agiscono come poteri indipendenti, si fanno la guerra l'uno con l'altro, e la Cina è insanguinata da questo costante giro di guerre. Curiosamente, questo periodo tanto, tanto sofferto è anche un periodo estremamente fecondo di riflessione filosofica e intellettuale, e di vivace dibattito. Due delle voci principali all'interno di questo dibattito erano quella dei confuciani, i discepoli di Confucio, e quella dei discepoli di Mozi, i moisti. Mozi, M-O-Z-I. Sì. Il dibattito fra questi due è legato al fatto che, mentre i confuciani erano fondamentalmente dei tradizionalisti, e per loro mettere rimedio al disordine della Cina dei tempi voleva dire ritornare alla saggezza degli antichi re, ritornare all'ordine sociale degli inizi della dinastia Zhao, quando lo Stato, la famiglia e ogni sfera dell'organizzazione sociale era ben ordinata, gli esseri umani erano in rapporto con cielo e terra, quasi tutte le culture hanno l'immagine di un'antica età dell'oro e di un progressivo decadere da quell'età. I cinesi sicuramente c'erano, i daoisti e i confuciani. Quindi si tratta di ritornare a questo ordine di un tempo. I moisti sono invece progressisti e trasformatori. Sono, come classe sociale, i confuciani sono piuttosto funzionari, in qualche modo sacerdoti dell'ordine sociale, usando questa parola sacerdoti metaforicamente, perché la Cina non aveva una casta sacerdotale vera e propria. I moisti erano piuttosto artigiani, ingegneri, erano più coinvolti con l'ordine naturale delle cose che con l'ordine sociale. E per loro si trattava di creare un ordine sociale
giusto, perfetto, basato su quello che loro consideravano l'amore universale. Per i confuciani, dal punto di vista dei moisti, confuciani, l'amore dei confuciani è un po' troppo legato alla famiglia, all'interno. Per loro si trattava invece di un amore uguale per tutti gli esseri umani. Quindi c'è questo dibattito fra confuciani e moisti su qual è il giusto cammino, qual è il giusto Tao. I taoisti intervengono in questo dibattito in una maniera molto radicale, cioè spostando il discorso a un metalivello. Per loro non ha senso chiedere qual è il giusto Tao. La prima domanda è: esiste un giusto Tao? È possibile dire di un cammino, di una via, di una dottrina che è giusta in senso assoluto, o è sempre comunque relativa, condizionata, dipendente da degli obiettivi, un punto di vista? L'atteggiamento dei taoisti rispetto a qualsiasi dottrina è scettico e relativista. Che l'atteggiamento, il punto di vista taoista rispetto a qualsiasi dottrina, qualsiasi sistema di pensiero, è che questo è parziale, relativo, condizionato. Per il dibattito fra moisti e confuciani era, per esempio, quali sono delle giuste norme etiche per regolare la società. Per i taoisti già l'idea di imporre delle norme etiche significa aver perso contatto con la saggezza e la spontaneità dell'essere umano. Quindi cercare di rimediare una situazione che già è fuori equilibrio e in cui, dal loro punto di vista, l'intervento per cercare di correggere peggiora le cose. Quindi un elemento importante dello scetticismo taoista riguarda il linguaggio. Per i confuciani si trattava di ordinare il linguaggio, di correggerlo, di fare sì che sia più aderente alla realtà. Per i taoisti non esiste un linguaggio aderente alla realtà. Intrinsecamente il linguaggio è un modello della realtà, una riduzione della realtà. Se leggiamo questa frase in questo senso, ogni cammino che si può descrivere, tracciare, non è un cammino costante, non è un cammino assolutamente valido. La critica taoista del linguaggio assomiglia un po' al pensiero postmoderno. Una classica formulazione dell'atteggiamento postmoderno rispetto al linguaggio è la famosa frase di Kozibski: la mappa non è il territorio. La mappa, no, il nome del... Kozibski. Sì, con qualcuno di questi I che sarà un Y, non so se è primo o secondo. Lo troviamo. Sì, introducibile.
un matematico, polacco. Un'altra rappresentazione, efficace rappresentazione dello scetticismo postmoderno. Ah no, qua non c'è. Avete presente quel quadro di Magritte che è una pipa? Sì, c'è. La pipa con sottoscritto Ceci n'est pas une pipe. Questa non è una pipa. Ah, non l'ho mai vista. Che ci vuole ricordare il fatto che questo è il disegno di una pipa. È una mappa di una pipa, non è il territorio. I daoisti sono molto d'accordo con questo, ma lo sviluppo che danno a questa diciamo, intuizione di partenza è radicalmente diverso da quello dei postmoderni. Nel senso che i postmoderni, se il linguaggio è incapace di rappresentare la realtà, scelgono di abbandonare l'idea di realtà e di occuparsi solo del linguaggio. Quindi del linguaggio come creatore di realtà intersoggettive condivise. Per i daoisti, al contrario, la sola cosa che a loro interessa è la realtà che sta al di là del linguaggio e quindi la dimensione esperienziale. Fanno questo trasformando, appropriandosi della parola Dao e cambiandole profondamente il significato. O meglio, forse non è giusto dirlo così. Si servono di Dao per indicare quel cammino che è al di là di ogni cammino. Il Dao che noi oggi in Occidente scriveremo con la D maiuscola, il cinese non ha le maiuscole e le minuscole, in qualche modo la natura ultima delle cose che trascende il linguaggio. Allora possiamo leggere questa frase iniziale del Tao Te Ching, almeno in due modi. Possiamo leggerla semplicemente come espressione del relativismo o dello scetticismo taoista nei confronti del linguaggio, in cui ci dice semplicemente ogni Dao che può venire formulato in parole non è eterno, non è costante, non è assoluto. Oppure possiamo riferirla al Dao, natura ultima delle cose, e allora ci dice questa natura ultima delle cose, non appena ne posso parlare, non è già più la natura ultima delle cose. Il secondo verso di questo primo capitolo è del tutto analogo al primo, sostituendo alla parola Dao la parola Ming, che vuol dire nome. Quindi l'affermazione seguente è: ogni nome che si può nominare non è un nome eterno, non è un nome costante. Il verso successivo ancora dice: senza nome è l'origine di cielo e terra,
con nome è la madre delle 10.000 cose. Cosa vuol dire qua? Vuol dire ciò che è al di là del nominare è l'origine, cielo e terra per i cinesi è il termine che designa l'universo, il tutto. Ciò che è al di là del nominare è l'origine del tutto. Il nominare è la madre delle 10.000 cose. Nel momento in cui interviene il nominare, siamo in contatto con la molteplicità. Prima del nominare c'è ancora l'unità del tutto. Nel nominare nasce il molteplice. Questo termine Ming, nominare, lo possiamo leggere a vari livelli. A un certo livello è le nostre categorie mentali, il nostro organizzare il mondo, il nostro distinguere, separare. Questo genera le 10.000 cose, ci fa apparire il mondo, fa apparire l'unità del mondo nella veste del molteplice. In un senso più sottile, vorrei invitarvi a guardarlo da questo punto di vista, senza necessariamente affermare che questo sarebbe stato il punto di vista di Lao Tzu o di un taoista del IV secolo avanti Cristo. È interessante guardare il nominare come processo in cui l'unità dell'esperienza si sdoppia in soggetto e oggetto. Questo sdoppiamento in soggetto e oggetto è l'origine delle 10.000 cose. Questi primi quattro versi del primo capitolo del Tao Te Ching sono il quadro metafisico dell'intero libro. I due versi che seguono ci portano da questo quadro metafisico alla condizione umana o alla nostra condizione di esseri senzienti. Il verso successivo dice: perciò, senza desiderio, puoi contemplare il mistero. Con desiderio, puoi contemplare i confini. E che cosa intende Lao Tzu con desiderio? Desiderio è il movimento di attrazione e repulsione. Nel momento in cui sono identificato con un io, con una separazione, ci sono alcune cose che mi attraggono, sono attratto. Già a livello evolutivo, la storia che ho dietro come specie è basata su questo fondamentale meccanismo di sopravvivenza, ricercare ciò che mi nutre e allontanare ciò che mi danneggia. Quello che Lao Tzu sta dicendo è che senza desiderio, se io non sono identificato con un io separato e non sono mosso da questa attrazione e pulsione, da lì posso contemplare il mistero. I confini, hai detto? No, senza desiderio contemplo il mistero, o miao, la parola cinese è miao, il mistero, la meraviglia, il nascosto, il segreto,
sono in contatto con questa dimensione dello stupore della realtà. Con desiderio sono in contatto con i confini, con me e l'altro, questa persona o questa persona, questa esperienza o questa esperienza. È interessante guardare questa cosa dal punto di vista del Buddha. Il Buddha ha questa idea di anatta, non sé, secondo cui il sé non è un qualche cosa di oggettivamente esistente, è un qualche cosa che costantemente riproduciamo. Il sé è un fare. E questo fare non ha una sostanza ultima. In questo senso la metafora della goccia d'acqua e del mare è molto efficace. Il sé è, diciamo, un'onda che si identifica come separata all'interno del mare. Abbiamo visto dal punto di vista della fisica che il nostro corpo è semplicemente espressione localizzata di campi che abbracciano l'intero universo. È mare. L'onda nel mare non è un qualche cosa di oggettivamente separato, non è neanche una certa porzione di acqua, è solo una forma che si trasmette nel mare e che ha una durata limitata, che si trasforma in altre onde, se si scioglie come onda per divenire altre onde. In questo senso possiamo intendere la prima delle quattro nobili verità del Buddha. La prima nobile verità viene di solito formulata come l'esistenza è sofferenza. State partendo? Ciao. L'esistenza è sofferenza. Dove la parola esistenza, io credo, dobbiamo comprenderla etimologicamente come existere, stare fuori. Quindi identificarmi come un sé separato, come un'onda separata all'interno del mare, questa è l'origine della sofferenza. L'onda identificata con sé è necessariamente frustrata perché è impermanente. Quindi senza desiderio posso contemplare il mistero, con desiderio posso contemplare i limiti o i confini. Ma la cosa interessante è che Lao Tzu non dice identificati col mare, dimenticati dell'onda. Non sta dicendo nemmeno sì senza desiderio. Contemplare i confini vuol dire vivere l'avventura del nostro esistere, con tutte le sue passioni, le sue sofferenze, le sue gioie. Il verso successivo, Lao Tzu dice, queste due cose, quindi il con desiderio e il senza desiderio, il con nome e il senza nome,
Queste due cose nascono insieme, ma diamo loro nomi diversi. Insieme sono ciò che è nascosto o il segreto, la parte più segreta del segreto, o la parte più nascosta di ciò che è nascosto, la porta di tutti i misteri o di tutte le meraviglie. La cosa che dicevi tu poco fa, il punto non è essere il mare e non l'onda, il punto è essere il mare e l'onda. L'onda danza la sua storia di onda senza dimenticarsi di essere mare. Ok, mi fermo qua su questo primo capitolo del Nozze e do a voi la parola.